Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta con il vostro YouGufo. Cari followers, buona giornata a tutti voi, buon Ferragosto a tutti voi. Oggi non mi dite, non trovate scuse, oggi vi voglio tutti al mare, tutti a riposo con questa giornata afosa. Il 15 d'agosto, Ferragosto, festa grande per tutti ragazzi. Mi raccomando, spero che vi possiate divertire e possiate stare a riposo almeno oggi. Anche perché ragazzi, notizie di calciomercato oggi nisba, non ce ne sono. Followers ci vengono a raccontare un sacco di storielle, si arrampicano sugli specchi, come ampiamente già detto, come avevo già detto tanto tempo fa con il ditino così per far vedere il loro post. Ragazzi, oggi non ci saranno notizie di calciomercato, ma è ridicolo vedere come si arrampicano sugli specchi, perché comunque sono tutti affamati di click. Ad ogni modo, vi ricordo il momento di tenerezza. È importante immedesimarsi nel momento tenerezza, bisogna fare l'iscrizione al canale del vostro YouGufo, alla fine è gratis, basta fare clic sul tasto iscriviti, poi se non volete fare l'iscrizione dovete lasciare almeno un like, se non lasciate neanche un like siete proprio dei cartonati, ed essere cartonati il 15, il giorno di Ferragosto, è veramente una cosa brutta, io vi ho avvisato. Followers, parliamo di cose importanti. Ci parlano di queste trattative, saranno tutti ragazzi a sudare lì, a portare avanti queste trattative che si stanno concretizzando. Alla fine non si concretizza nulla, però followers, una cosa noi della Juventus l'abbiamo concretizzata, c'è un nuovo sponsor per la Juventus. Lo sponsor si chiama Prime, il brand di Logan Paul. Allora voi direte: Prime, Amazon Prime, noi siamo... No ragazzi, no, è una bibita che si chiama Prime ed è comunque lo sponsor, la bevanda ufficiale della Juventus. E questo accordo ancora non si sanno bene le cifre, non so se qualcuno di voi le ha trovate in giro, io non sono riuscito a trovare. Comunque dice che c'è questa collaborazione, la Juventus è estremamente orgogliosa di costruire questa collaborazione con Prime, che è un'ulteriore prova dell'attrattività della Juventus per le giovani generazioni. Insieme non vediamo l'ora di offrire ai tifosi di calcio attivazioni e contenuti incredibili che supporteranno Prime nel rafforzamento del suo marchio a livello mondiale e nell'accesso a nuovi mercati. Praticamente sono delle bibite sportive. Beh, staremo a vedere ragazzi, almeno c'è qualcosina, non è lo sponsor principale, però già c'è qualche accordo, quindi va comunque apprezzato lo sforzo della società che sta cercando comunque di trovare degli sponsor, dei soldi in arrivo. Followers, parliamo un attimo della Atalanta. Ragazzi, mi dispiace, ma nonostante quello che ci raccontano i giornalai, l'Atalanta ha fatto una bella partita di merendina. L'Atalanta ci prova, l'Atalanta tiene testa al Real Madrid, l'Atalanta esce a testa a Napoli. E che è il Napoli? Esce a testa alta, che è il Napoli, che perdeva tutte le partite, sì, ma a testa alta. Hanno perso e hanno fatto una bella figura di merendina. Nel primo tempo comunque il Real Madrid ci è andato cauto e loro comunque si sono mantenuti sullo 0-0. Ma stavano per segnare. Come stavano per segnare? Un tirello da fuori che comunque ha fatto una bella parata il portiere del Real Madrid, Courtois, questo è vero. Poi quest'altro qui che fa delle cose che non si fanno mai nella vita, andare di testa, colpo di testa all'indietro, rischia di fare un autogol. Poi però l'Atalanta praticamente è scomparsa dal campo. Soprattutto nel secondo tempo, dove si sono viste una squadra di Serie A e si è visto il Napoli. Ragazzi, il Napoli è 10 spanne più sopra tutte le altre squadre, quindi il Napoli era il Real Madrid e l'Atalanta era una normale squadra di Serie A. Si è vista questa netta differenza, ragazzi. Attenzione, perché proprio quelli dell'Atalanta non hanno cavato un ragno dal buco e soprattutto sono stati due errori molto grossolani. Soprattutto, vabbè, errori comunque, disattenzioni in difesa. Però alla fine l'Atalanta ha cercato di tenere il campo, però ragazzi veramente non c'è nulla da fare, perché veramente la rosa del Real Madrid è qualcosa di spaventoso. Poi giustamente, cari followers, vi devo dire una cosa, io credo che Mbappé, Rodri, Valverde, tutti quelli del Real Madrid, secondo me sono dei cattivoni, perché hanno voluto danneggiare l'Atalanta. Facendo quei gol hanno danneggiato l'Atalanta, ce lo fa sapere anche Gasperini, che dice che alla fine si è fatto di tutto per danneggiare l'Atalanta. Cop Miners, alla fine noi li vogliamo bene, un bravo ragazzo, non è colpa sua, è stato indotto a fare un errore, qualcuno le ha messo le mani al collo, ha detto fai l'errore per danneggiare l'Atalanta, e così è stato ragazzi. Alla fine vedete sono tutti un po' nervositi, perché c'è questo rischio che effettivamente Cop Miners alla fine possa andare alla Juventus.
e giustamente non li va giù a nessuno. Vedete ragazzi che qui c'è Fofana che non si sta allenando perché vuole il Milan. Ragazzi, avete visto la trattativa comunque, questo qua del Genoa non si sta allenando perché comunque Gudmundsson è in uscita, vorrebbe andare alla Fiorentina, si spera, e anche lui spinge per andare, però ragazzi, tutto a posto, tutto regolare, si può fare, però quando lo fa Coppa Miners, ragazzi, si cerca di danneggiare l'Atalanta, e se infatti hanno perso contro il Real Madrid, sicuramente perché sono stati danneggiati, in primis dalla Juventus, perché ragazzi, la Juve ruba ci sta sempre, dire un la Juve ruba ci sta sempre. Si fa sempre bella figura, quindi colpa della Juve a prescindere, è sempre colpa della Juve. Poi però ragazzi dobbiamo ricordare anche una cosa, che quando l'Atalanta ha preso Coppa Miners facendo la voce grossa, perché tu comunque sei la Juve, sei un club che ha più appetibilità e quindi vai da un Atalanta che è leggermente inferiore, almeno come club, perché forse sul campo loro sono più forti di noi, però ragazzi noi dici la Juve è più grande come club, va dall'Atalanta che è un club un po' più piccolo e fa la voce grossa. Sì, questo è danneggiare l'Atalanta. Poi però l'Atalanta fanno i forti quando sono andati a prendere questo calciatore dalla Z Verde, che è il dentifricio, che è la Z Verde. Un club dell'Olanda che non conosce nessuno, e lì stessa cosa. Coppa Miners per uscire dal club e andare all'Atalanta, anche lui non si era allenato, però in quel momento va bene. In quel momento tutto a posto, ragazzi. In quel momento, quando tu comunque vai a soffiare Bescianini al Piagnapoli, lì tutto a posto. C'è uno che addirittura sta pure per firmare. Non se lo sono fatti soffiare loro, questo va detto. E loro hanno fatto delle attente valutazioni interne, quelli del Napoli l'hanno mollato, però arriva l'Atalanta. Lì comunque non c'è nessuno sgarbo, lì tutto a posto, ragazzi. Però questa cosa di Coppa Miners che va alla Juve, così come l'allenatore. L'allenatore del Bologna che lascia il Bologna per andare alla Juve, ragazzi, chi va alla Juve è sempre una cosa negativa, andrete sempre puniti, ragazzi, io l'ho sempre detto. Vedete che ci sono giustamente due pesi, due misure, ragazzi, anche da parte dei giornalai. Io qui vorrei parlare comunque di questo giornalaio di Sky, voi lo conoscete perché lui si chiama Luca Marchetti. Vedete un po' che lui fa delle dichiarazioni, perché lui è un bell'uomo, anche lui è un bell'uomo, c'è la verità, guardatelo ragazzi, guardatelo e non mi dite che non è un bell'uomo, è un bell'uomo. E lui ci dice, il Chelsea deve capire che l'opzione più facile gradita, quella dell'Inter, i 30 milioni più bonus non bastano, ci vuole uno sforzo in più da parte dell'Inter e Lukaku magari uscendo allo scoperto. Vedete, il Chelsea deve capire che l'Inter è l'opzione più facile. Dai, hanno fatto 30 più un piccolo sforzo, sì, però quelli del Chelsea devono capire, ragazzi, questo lo disse l'anno scorso, no, due anni fa, mi sembra, vedete, il 1 agosto 2023, lui comunque diceva no, ma questi qua comunque del Chelsea che stanno vendendo Lukaku, alla fine quelli dell'Inter fanno un'offerta che è inferiore al prezzo, quelli del Chelsea devono capire che l'Inter è la migliore opzione. Dai ragazzi, io non lavoro per la Gazzetta, ma comunque sono anche io la ragazza pompon dell'Inter. Dai, su, per favore, accettate. Dovete capire che dovete accettare le offerte dell'Inter. Poi ragazzi, vedete che lo stesso uomo quest'anno, proprio ieri, dice il Milan ha aumentato l'offerta al Monaco. Però attenzione ragazzi, il Monaco fa il prezzo che vuole. Oh, è un giocatore suo, Questo è un giocatore del Monaco. Il Monaco fa un prezzo che vuole. Quindi quelli del Milan, state zitti. Fate l'offerta che volete, comanda il Monaco. Perché è titolare del cartellino del calciatore. E fa quello che vuole. Però l'anno scorso, vedete, stessa data, solo che l'anno scorso, quando la SFU Inter di Milano era comunque interessata a Lukaku, vedete che lui disse no. Devono capire che comunque l'opzione migliore è l'Inter. Qui non vale che loro sono i titolari del cartellino, non possono fare quello che vogliono, devono cercare di agevolare la cartonese. Ragazzi, vedete che comunque, vedete, ci sono sempre, giustamente i giornalai, ragazzi, ci sono sempre delle differenze di veduta, perché effettivamente, ragazzi, vuoi mettere che non devi aiutare la SFU Inter di Milano? Parlando, ragazzi, di SF Inter di Milano, ci sono delle cose che giustamente, no, succede a un'altra squadra, giustamente, no? Ci sono delle inchieste,
Si parla di interrogazioni parlamentari, c'è indignazione. Io vi racconto una bella storiella, vi faccio vedere che qui parla lui, il nostro Sanchez, il più romantico dei ritorni. Sanchez all'Udinese. Non è qui in vacanza, eh? È qui per vincere. E lui ci parla, vedete, il più romantico dei ritorni, Alexis Sanchez. Torna nell'Udinese, lui che comunque bla bla bla, oh, dice: guarda che io non vengo qua all'Udinese in vacanza per vincere. C'ha 45 anni, 50 anni questo qua, gioca con le stampelle. Viene da delle stagioni spettacolari, se vogliamo, è vecchio come Matusalemme e dice: vengo all'Udinese per vincere, mica in vacanza. Quindi ragazzi, attenzione, perché quest'anno l'Udinese, che non ha mai vinto una ceppa, quest'anno vincerà dei titoli, perché c'è lui che non viene in vacanza, viene per vincere. Sicuramente è vero, ragazzi, io ci credo. Io non so voi che siete scettici, ma se lo dice Sanchez, io ci credo. Però ad ogni modo, ragazzi, ricordiamoci chi è Sanchez, perché come vi dicevo prima, scattano interrogazioni parlamentari, indignazioni. Ci sono delle cose qui che comunque puzzano, Queste cose non ci convincono. E magari invece quando si parla della SF Inter di Milano, tutto a posto. Nessuno si chiede, no? Dice: oh, ma come mai? Questo qua gioca nella Cartonese, lo mandano via a calci nel sedere. Praticamente lui non ci sta, quindi lo pagano per togliersi dai maroni, per scarlingare, come si dice a Milano. Poi che succede, ragazzi? Dice: beh, vabbè, è cambiata la dirigenza, è cambiato comunque l'allenatore, è cambiato comunque il direttore sportivo. No, sono tutti gli stessi, stesse persone. Che fanno? Lo riprendono. Prima lo mandano fuori a calci nel culo, poi lo ricomprano addirittura e gli pagano un altro stipendio da Zavorra, viene cacciato e lo riprendono come Zavorra. Ora uno dice: vabbè, ma non è che a questo le avevano promesso dei soldi, magari quindi lo fanno perché poi li devono pagare la buona uscita, che erano i soldi che no... No, 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 ragazzi, tutto a posto, qui interrogazioni, qui indignazioni, tutto regolare, ragazzi, perché dobbiamo dire, se si tratta della Cartonese, una società comunque negli anni ha dimostrato sempre la sua onestà, perché nei tribunali ci vanno gli altri, perché giustamente ci fanno notare, nei tribunali ci vanno gli altri, quindi questo vuol dire che loro sono onesti, quindi ragazzi, tutto a posto, nessuno deve fare delle domande. Attenzione, perché Sponda Piagnapoli, anche loro ragazzi, ci fanno sapere che il mercato lentamente eppur si muove. Il mercato del Napoli tra Lukaku e le uscite di Nathan e Kajust. Voi avete visto che Kajust lo hanno dato in prestito, Nathan l'hanno dato in prestito, quindi finalmente si può comprare. No. Non si può comprare una mazza, perché nonostante quello che ci vuole far credere Chiattariello, perché giustamente il presidente gli ficca in bocca le parole che lui deve dire e lui giustamente da buon zerbino esegue e dice: noi ci abbiamo i soldi, io mi sento ricco, noi compriamo questo, questo e quest'altro e freghiamo la Juve. Poi però per prendere mezzo calciatore, che è Brescianini, non riescono a prendere. Però a parte questo, vedete che lui parla qua, dice: no, il mercato si muove, lentamente, ma si muove, così. Poi andiamo a vedere che alla fine Lukaku, che è un attaccante, non ha nulla a che vedere con le uscite di Nathan e Kajust, che dir si voglia, che giocano in ruoli completamente diversi. Perché alla fine, ragazzi, questi due vengono ceduti in prestito con diritto di riscatto, nemmeno con obbligo. Quindi l'anno prossimo, visto che questi qui sono dei campioni da calciomercato da 10, come ci disse Chiattariello, ritorneranno a Napoli a pedate con zero presenze, quindi alla fine non hanno ceduto proprio una mazza, però per essere precisi, qui il problema di Lukaku non è mica Nathan e Kajust, che dir si voglia. Il problema, facciamo finta di non capire, è Osimhen. La Juve hanno sbagliato! Non possono vendere neanche uno scooter usato! Mettono i calciatori fuori rosa! Ha ha ha! E loro hanno messo fuori rosa
il calciatore più forte della Serie A, quello che ha fatto più gol quando hanno vinto lo scudetto, nonostante è stato comprato illegalmente, ma questo è un altro paio di maniche, nonostante non sono stati puniti dalla FIGC, ma questo è un altro paio di maniche, giustamente, FIGC, scudetto politico ricevuto in dono, ma è un altro discorso. Quindi il calciatore più forte della rosa, loro sì che lo mettono fuori rosa, gli fanno un rinnovo faraonico, non hanno una lira perché sono costretti a risparmiare. Noi siamo ricchi! Tutti questi soldi li devono destinare per pagare lo stipendio di Osimhen, che non lo riescono a vendere, però ci vogliono far credere che se con le uscite di Nathan e Kajuste entra Lukaku, quando alla fine Lukaku non entra. Ad ogni modo, cari followers, la seduta con il vostro Yugufo termina qui. Io vi ricordo il momento tenerezza, è importante fare l'iscrizione al canale, lasciate un like se il video vi è piaciuto, buon Ferragosto a tutti, noi ci vediamo nella nostra prossima seduta. Chi non si iscrive al canale è un cartonato. Yeah.